pomeriggio a tutti e benvenuti a questa seconda giornata dell'astronomia del liceo Volterra. Il Volterra guarda le stelle e quest'anno abbiamo pensato di intitolare la seconda giornata dell'astronomia a un qualcosa un po' di particolare. L'abbiamo potuta chiamare Per Studium ad Astra. Questo a significare che per raggiungere alte vette e per guardare veramente in alto del nostro futuro c'è bisogno di studio, ma studio inteso come passione, ma allo stesso tempo determinazione e anche fatica. E quindi la ricerca di questo percorso ci auguriamo che porti i nostri ragazzi, che vedo che si stanno sedendo, si stanno preparando, abbiamo il coro che poi ci aggiederà delle loro opere, dei loro brani. Allora dicevo, Per Studium ad Astra, quindi per puntare in alto, per arrivare a guardare le stelle c'è bisogno di passione ma anche di impegno, di determinazione. E questo è il senso che abbiamo voluto dare a questa giornata. Ed è per questo motivo che la prima parte del pomeriggio vedrà protagonisti i nostri ragazzi che attraverso slide, immagini, piccoli video metteranno un po', daranno a tutti la dimostrazione di quello che li ha visti impegnati nei progetti di tutto l'anno. Vedrete, hanno fatto tante cose anche molto carine e credo molto importanti per loro. E chiuderemo questa prima parte del pomeriggio poi con il riconoscimento ai ragazzi che in particolare si sono distinti in manifestazioni che li hanno visti con rilevanza esterna, quindi tutti coloro che per qualche motivo sono stati premiati e hanno avuto riconoscimenti esterni. Il pomeriggio poi proseguirà con delle conferenze di estremo valore scientifico e di grande interesse a cura dell'ESA, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E allora a questo proposito io vorrei ringraziare le istituzioni qui presenti, comunque il Comune di Ciampino che ha patrocinato l'iniziativa e l'Ufficio della Protezione Civile, la Croce Rossa, il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio di Segreteria del Sindaco, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, allo Sviluppo Economico e alla Cultura, che ci hanno sempre seguito tutte le nostre manifestazioni. Un ringraziamento ai colleghi dirigenti qui presenti, tutti coloro che sono stati invitati e quelli che sono presenti in questo momento, in questa giornata, ai genitori, un particolare ringraziamento ai rappresentanti del Consiglio d'Istituto, il Comitato dei Genitori ed anche, qui vado a dare ufficialmente la notizia, alla neonata associazione ex studenti e amici del Volterra che la scorsa settimana proprio in questo auditorium ha visto la sua costituzione e speriamo che poi si allarghi sempre di più ed è molto importante anche per un senso di continuità di appartenenza a un'istituzione che ha un valore nel territorio. E ringraziamento particolare ai professori, tutti coloro che quest'anno hanno seguito i vostri ragazzi in un percorso di crescita, in particolare al professor Giachè che è quello che ci ha seguito e che ha, come dire, sollecitato e guidato i ragazzi in questa giornata dell'astronomia, insieme a lui il professor Bertelli e l'assistente del laboratorio di fisica Carmine Pagano che hanno gestito tutta l'organizzazione. Finisco l'applauso. La giornata ha visto la collaborazione con l'Associazione Tuscolana di Astronomia, che è quella che in contemporanea gestisce il planetario all'interno della biblioteca,
Poi abbiamo ancora come ringraziamenti da fare, li ho diciamo anche citati prima per quanto riguarda le conferenze, ma abbiamo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, abbiamo l'Agenzia Europea Spaziale e ecco, e infine un'altra cosa importante che mi sembrava giusto dire, come nella logica del Per Studium ad Astra, alle 5 ci sarà un intermezzo, verrà offerto un buffet. Il buffet è a cura dell'Istituto Alberghiero Tognazzi di Velletri e questo secondo me è anche un messaggio molto importante, perché la scuola, l'istituzione scolastica, ciascuno per la sua specificità, la sua vocazione, interamente, tutti insieme si concorre per il raggiungimento delle potenzialità di tutti i ragazzi, ripeto, rispettando le proprie specifiche vocazioni, ma il sistema scolastico nel suo complesso che in sinergia deve puntare alla crescita, alla valorizzazione dei vostri ragazzi, perché attraverso il loro successo c'è il nostro di successo e direi in generale il successo dell'intera società. Quindi mi piace sottolineare il fatto che in questa giornata dell'astronomia del liceo Volterra di Ciampino, con cui il liceo si apre al territorio, allo stesso tempo è aperto alle vocazioni di tutti i, diciamo, componenti del sistema scolastico. Bene, infine ringraziamento particolare agli studenti, non sono gli ultimi, ma sono appunto i veri protagonisti di questa giornata. E a loro voglio dare la parola per presentare con una carrellata ben fatta tutte le attività che li hanno visti coinvolti. Prima il coro, che invito ad avvicinarsi e che inizierà in modo splendido ufficiale questo pomeriggio. Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui stasera. Parlavamo di interazione all'interno del sistema scolastico. Ebbene, il Volterra promuove l'attività musicale ormai da tantissimi anni ed è bellissimo che nelle specificità di ognuno, come diceva la prese, ci possa essere anche una piccola finestra per chi ha la passione della musica e nel caso specifico per il canto, in questo caso per il coro. Il coro è una realtà che è da diversi anni, da qualche ragazzo forse non era ancora nato, perché sicuramente non è nato, perché il Volterra ha avuto il suo primo coro nel 94, quindi è passato qualche anno ed è davvero bello che ci possa essere non l'iniziativa di un coro ma la continuità di un coro, cioè che la scuola, nonostante tutte le difficoltà che il sistema scolastico impone alle scuole medie superiori, possa mantenere questa struttura. E i ragazzi rispondono con grande entusiasmo, al di là di noi professori che lavoriamo, ce la mettiamo tutta, ci impegniamo, ma se non avessimo i ragazzi che riescono comunque con il loro entusiasmo a lavorare, a trasmettere questa passione, faticheremmo nel vuoto. Quindi è un piccolo saggio finale, eseguiremo tre brani che sono parte del nostro repertorio. Il coro ha iniziato la sua attività subito, a metà settembre, e terminerà probabilmente all'ultima settimana dell'anno scolastico. Quindi ha avuto un anno pieno, con tante adesioni, con tanta partecipazione, anche qualcuno di più. In realtà qualche volta sembrava un po' un villaggio vacanza, eravamo tantissimi, però c'era l'entusiasmo, la passione e il piacere di farlo. Eseguiremo tre brani, più un quarto che è legato ad uno stage nazionale a cui il coro ha partecipato. Il primo brano che eseguiremo è un brano rinascimentale, Three Country Dances to One, di Thomas Ramscroft, che elabora tre canti popolari inglesi sovrapposti l'uno sopra l'altro. Alle percussioni Mattia Piscitelli e al flauto Samuele Cima, che ci aiuta, no? Sing of the fellows as you were king.
Remember me when the west wind moves among the fields.
Dai Carmina Burana, la famosa opera di Karl Orff. Ve la cantiamo perché abbiamo partecipato ad uno stage nazionale come ogni anno ad aprile, uno stage promosso dalla FENIARCO, che è la Federazione Nazionale dei Cori, a Montecatini Terme. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare per 3 giorni consecutivi con un docente di conservatorio che ha insegnato alcuni brani proprio di Carmina Burana, con la possibilità di eseguirli in appena 72 ore alla fine del terzo giorno con un'orchestra di giovani ragazzi, un'orchestra lombarda molto molto in gamba, e vedremo poi, forse no, non lo vediamo, ok, noi,
verbe. Ok, allora per ora sentite l'immaginario che però sotto c'era un'orchestra enorme. Noi avremo un'orchestra con una persona sola che è Tamoy che ci accompagna, quindi va benissimo, va bene, vai. Thank you.
Bene, mi presento, sono Samuel Padrone, rappresentante degli studenti, ma qui sono per presentarvi i nostri progetti. I nostri progetti, la giornata astronomica, che è una giornata realizzata per il secondo anno consecutivo, abbiamo pensato quest'anno di aprirla al territorio e di presentare alcuni, solo alcuni, dei numerosi progetti scolastici che abbiamo realizzato, quelli che ci hanno colpito di più, quelli che ci sono piaciuti di più. Appunto, un'occasione per conoscersi di più, questi sono i nostri sponsores, dato che la giornata è per Studium ad Astra, non potevamo non mettere il plurale in latino, e appunto che hanno collaborato alla realizzazione di questa giornata astronomica, che continuerà, ricordiamo, anche fino a stasera tardi con le osservazioni astronomiche, con i telescopi, e ancora in palestra potete andare a visitare, abbiamo un planetario dell'Associazione Tuscolana Astronomi, ancora il pendolo di Foucault, ne abbiamo un esemplare in piccolo qui vicino, insomma tante iniziative per conoscerci di più appunto. Dunque, la nostra scuola, chiedo l'audio, forse si sente, va bene, possiamo partire immediatamente. Il Liceo Volterra offre appunto una notevole varietà di progetti ai suoi studenti, veramente numerosa, ora che mi sono trovato a raccogliere alcuni del materiale ho trovato veramente anche un po' di difficoltà, perché abbiamo fatto tantissime cose. Questo è un video che poi potete trovare sul nostro sito ed è il video di presentazione del liceo, ma andiamo avanti, non perdiamo tempo e iniziamo con i nostri progetti, dalla A alla Z. Partiamo con la B, appunto, dalla A alla Z si parte con la B, è ovvio. Con un progetto che ha coinvolto i docenti di educazione fisica, e un progetto appunto per prevenire il bullismo a scuola, perché purtroppo noi lo sappiamo, talvolta è una realtà, non nella nostra scuola, grazie anche alle numerose campagne di informazione. Bene, qui abbiamo uno spot che è stato realizzato appunto su questo tema. La partecipazione anche del coro che qui ci ha accompagnato in questa presentazione. Giochiamo con gli altri e non contro gli altri. Un motto importantissimo, credo, anche per la vita, non solo per la scuola. Collegandomi a questo, non posso che relazionare di un altro progetto che ha coinvolto anche i docenti di educazione fisica e non solo, anche quelli di scienze, il progetto Educazione alla Salute. Ci sono stati numerosi incontri, ve ne cito alcuni, classi quinti con il dottor Gianfrilli del Policlinico Umberto I, riguardo appunto il rischio cardiovascolare, la dottoressa Scaldaferri che ci ha parlato della prevenzione del tumore al seno, e in particolare, molto interessante, la visita guidata con l'architetto e guida della Federazione Nordic Walking Donatella Masiero presso i siti archeologici di Parco degli Acquedotti e Villa dei Quintili, che hanno realizzato due delle nostre classi. Queste sono alcune foto della loro esperienza, molto interessante. Appunto, si sono provati anche in questo sport non comune, appunto, una sorta di trekking. Ora non sono un esperto in questo campo, ma affascinante. Nell'ottica quindi di un tipo onesto,
supportiamo la nostra scuola, dove nella corsa, nella Race for the Cure a cui abbiamo partecipato e abbiamo anche ottenuto il premio come scuola con più partecipazioni sul territorio nazionale, quindi siamo molto orgogliosi anche di questo. Cominciamo, addentriamoci sempre di più nei progetti e non posso che lasciare la parola alla direzione, alcuni membri della direzione del giornalino scolastico che ha vinto numerosi premi. Vi lascio la penna. Grazie. E vi lascio la vostra presentazione. Prego, il giornalino scolastico Electron Volt. Buonasera a tutti, questo è il progetto del giornalino scolastico Electron Volt. È un progetto che ha avuto inizio 4 anni fa per un modo sperimentale che ha iniziato a febbraio. Questo è un giornalino che è dato dalla collaborazione di studenti e professori. Qui abbiamo la direzione appunto del giornalino, formata da Gabriele Giuliani, che è il direttore responsabile, Mirko Grossi, vice direttore, Samuel Patrone, che è anche rappresentante di istituto e capo redattore, poi ci sono io, capo grafico, e infine responsabile della segreteria, Valentina Manna. Ovviamente c'è anche la collaborazione dei professori, che sono la referente, professoressa Filomena Fuselli, e in seguito anche con l'aiuto della professoressa Bertulli, la professoressa De Leo e la professoressa Iacovino. Ogni anno, negli ultimi 3 anni, abbiamo partecipato a un concorso nazionale che ci ha permesso di vincere alcuni premi, infatti. Inoltre, queste sono le copertine, alcune immagini dei precedenti numeri. Questo giornalino è composto da uno svariato numero di articoli di vario genere, tutto grazie alla nostra molto variegata redazione, che partono dal primo al quinto anno appunto. Ad aiutarci a realizzare questo numero c'è anche la sezione grafica e la segreteria, che diciamo sono le persone che ci provvedono gli sponsor. Ora faccio partire un video che mostra la premiazione di questo. Questo era il video della premiazione che ha avuto luogo quest'anno e adesso lascio la parola al direttore Gabriele Giuliani. Grazie. Allora, buonasera innanzitutto, benvenuti, io sono Gabriele Giuliani e sono, come ha detto Valentin, il direttore del giornalino scolastico per quest'anno. Diciamo, il giornalino, come ha detto lui, è nato circa 4 anni fa, ma nel corso degli anni si è evoluto sia dal punto di vista grafico che di contenuti, e infatti dal primo anno ci sono stati tantissimi cambiamenti anche grazie proprio ai membri della redazione, come lui che ha rivoluzionato tutta l'impaginazione, e grazie proprio a questi cambiamenti abbiamo vinto 3 premi durante il corso di questi ultimi 3 anni. Due anni fa abbiamo vinto il primo premio allo stesso concorso che abbiate visto nel video,
ovvero il concorso che si è tenuto a Mano Galzanti, Carmine Scianguetta. E invece l'anno scorso abbiamo vinto il secondo premio. Quest'anno invece abbiamo vinto il premio speciale proprio per i contenuti e per la grafica. E proprio riguardo ai contenuti, quest'anno abbiamo aggiunto nuove sezioni, tra cui la sezione dei nonni, in cui ci sono queste rubriche in cui hanno parlato anche membri esterni, ovvero i nonni dei ragazzi della redazione. Per questo noi siamo contenti di portare avanti questo progetto, che fino adesso ci ha dato grandissime soddisfazioni. E vi invito a leggere il giornalino, che purtroppo non abbiamo qui le copie perché sono terminate, però se andate sul sito della scuola potete trovare quelle di quest'anno e anche degli anni passati. Vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola a Samuel. Eccoci, tieni qui. Insomma, potete comunque leggere appunto i nostri numeri del giornalino sempre online sul nostro sito. Andiamo avanti, procediamo. Un altro progetto che ha coinvolto altre classi, uno stage alla Ericsson. Io prego ai nostri studenti di presentare appunto questo progetto. Il microfono, il gelato, per favore. Allora lascio la parola agli stagisti. Prego. Alessandro, Stefano. Allora, noi siamo dei ragazzi del terzo SA, degli studenti, abbiamo effettuato uno stage alla Ericsson di lavoro di una settimana, e una settimana che dovremo fare fra due settimane, dal 3 al 9 giugno mi sembra. E allora, noi in pratica in questo progetto abbiamo cercato di capire come funziona il mondo del lavoro, cioè siamo entrati nella Ericsson, mai stati in un'azienda, ci hanno spiegato come funziona e ci hanno spiegato in pratica che cosa fa la Ericsson. Cioè, noi non sapevamo cosa faceva l'Ericsson prima di andare lì, e loro ci hanno spiegato che fanno appunto delle evoluzioni, delle tecnologie usate per far funzionare i telefoni cellulari. L'Ericsson... Allora, abbiamo visto la storia, gli obiettivi e anche le innovazioni della Ericsson. La Ericsson nasce come una azienda fondata da Lars Magnus Ericsson, che appunto tratta i dispositivi di comunicazione. Nasce nel 1871 e in pratica va sempre a svilupparsi, cioè parte dalla comunicazione tra due utenti fino a poi ad aumentare con la creazione delle centraline, che poi diventeranno automatiche, all'uso di nuove tecnologie e all'invenzione di nuovi telefoni. In pratica nel 1981 viene inventato il 2G. Che cos'è il 2G? È una nuova tecnologia per le comunicazioni. L'1G prendeva solo una stessa frequenza in tempi diversi, il 2G prende più frequenze in tempi diversi. Poi siamo arrivati al 3G e al 4G, che è odierno, è molto nuovo. In pratica il 3G prenderà dei sistemi di telecomunicazione che renderanno molto più veloci appunto lo scambio di dati. E questo sta sempre diventando migliore. Infatti abbiamo il 4G, che è una innovazione molto più veloce, che renderà possibile le comunicazioni e lo scambio di dati in modo come mai prima. Lascio la parola a Stefano. Allora, ci siamo resi conto all'interno di un'azienda come un'azienda possa sviluppare alcuni progetti che non vedono soltanto una piccola nazione, cioè una nazione come l'Italia, ma vedono a tutto quanto il mondo. Proprio gli obiettivi che abbiamo visto nell'Ericsson, e quindi ci fanno rendere conto che comunque sono attuali, perché altre aziende come Google stanno attuando in questo momento anche in paesi dell'Africa, è quello di un futuro interconnesso, quindi creare un'interconnessione tra più persone e cercare di far connettere più persone alla rete. Quindi questo è ciò che si prefigge la Ericsson, come molte altre aziende, di fare nel futuro. Alcuni progetti che abbiamo visto, che sono proprio quello che probabilmente tra qualche anno troveremo sui mercati, è quello Connected Me, che consiste nel far passare dei piccoli segnali elettrici attraverso il corpo, per utilizzare il corpo come cavo di trasmissione.
possiamo vedere varie filmati, far stampare immagini da stampanti, far vedere immagini su dei televisori. Non è dannoso, comunque è un'innovazione che a breve avremo. Altra cosa molto importante è Connected Home, che consiste nel connettere tutta la casa al nostro smartphone. Questo fa sì che appunto noi possiamo controllare la nostra casa dallo smartphone, accendere e spegnere elettrodomestici vari, e sarà proprio connesso a un utilizzo di energie verdi che ci notificherà quando l'energia verde utilizzata nel nostro quartiere è meno utilizzata, e quindi il costo è minore, e dal nostro smartphone possiamo controllare comodamente tutta quanta la casa. Ericsson Connected Car, che consente di utilizzare dalla macchina, di connettere la macchina al nostro smartphone e alla rete. Questo fa sì che appunto la macchina potrà guidare da sola, ci dirà se ci sono problemi nelle varie spie, ci dirà dove andare a far riparare la macchina nel caso ci siano dei danni, tutto quanto tramite un display e tramite lo schermo. Comunque, come abbiamo visto, ciò che l'Ericsson si prefigge è quello di connettere il mondo alla rete. C'è stata una grande impennata negli ultimi anni, e appunto per le persone che sono connesse attualmente alla rete. Questo qui, come studenti, ci ha fatto rendere conto che il futuro in cui viviamo, cioè il presente in cui viviamo e il futuro in cui andremo a vivere è tecnologico, e appunto siamo entrati a far parte in delle realtà dove la tecnologia è proprio alla base, dove si sviluppano le tecnologie. Quindi come progetto è stato molto utile per noi studenti, perché siamo entrati in un'azienda, abbiamo visto come funziona, e abbiamo visto delle realtà aziendali che dall'esterno non ci possiamo neanche immaginare, e comunque abbiamo visto che in un'azienda si guarda al futuro, si guarda a molti progetti che probabilmente noi o altri giovani andranno a sviluppare. Quindi proprio per farci capire che il futuro siamo noi, e dobbiamo iniziare a interagire con ciò che ci può dare lavoro, e anche crearci il lavoro da soli. E questi qui sono tutti gli studenti che hanno partecipato a questa presentazione. Grazie ragazzi di averci presentato la vostra esperienza. Bene, procediamo con il laboratorio di fisica per le eccellenze. Ne avrete sentito parlare, grazie a loro è stato possibile tutto ciò, quale il pendolo di Foucault che ci accompagna in questo viaggio attraverso i progetti della nostra scuola. Il progetto di matematica e fisica per le eccellenze ha partecipato quest'anno anche noi ragazzi a un concorso del CERN di Ginevra, aperto a tutte le scuole del mondo, e abbiamo presentato il nostro progetto. Ora seguirà un video nel quale riproponiamo lo stesso filmato che abbiamo inviato a Ginevra, con il quale abbiamo partecipato al nostro concorso. È in inglese, parla un pochino di fisica delle particelle, presenta un'idea che ci è venuta in mente su come utilizzare l'acceleratore di particelle. Questo era il soggetto del corso, ora non entriamo in tecnicismi. E poi potrete vedere anche nel filmato che seguirà delle foto di alcuni esperimenti che abbiamo realizzato nel corso di quest'anno scolastico. Thank you.
Allora, salve, abbiamo appena visto questo video di introduzione sia al progetto Fisica per le Eccellenze ma anche al progetto CERN, di cui poi ve ne parla Marco. E io mi limito brevemente a raccontare quello che è il progetto Fisica delle Eccellenze, tenuto e organizzato dai professori Giachè, Bertelli e Giovannucci e da Carmine Pagano, colui che si occupa del laboratorio di fisica. E il nome non deve, diciamo, intimorire, non è per le eccellenze inteso come limitato ai più bravi nell'ambito della fisica, ma diciamo serve a migliorare quelle che sono le conoscenze di ognuno attraverso esperimenti. Abbiamo visto il pendolo, anche se non funziona benissimo, l'abbiamo costruito noi, ma anche molti esperimenti, di cui alcuni sono stati filmati nel video, come ad esempio quello sulla camera a nebbia oppure sulla costante di Planck, molto importanti. E niente, diciamo che questo progetto, oltre a vedere dal punto di vista pratico quelle che sono conoscenze che impariamo solo in linea teorica a scuola, serve anche per migliorare il rapporto con i propri professori, perché in certi progetti si migliora il dialogo con essi, anche con rapporti di scambio, niente. Quindi oltre a esperimenti dal punto di vista pratico, il progetto Fisica per l'Eccellenza organizza anche numerose conferenze. Quest'anno abbiamo assistito ad alcune tenute dagli stessi professori, altre invece organizzate con esterni, una ad esempio molto importante con la dottoressa Catalina Corceanu, se non sbaglio, ma organizza anche, diciamo, ci ha permesso di migliorare le nostre conoscenze anche iscrivendoci al progetto CERN, un progetto tenuto, Beamline for Schools, tenuto dal CERN stesso, di cui ve ne parlerà adesso Marco, che ci ha aiutato molto. Allora, ciao a tutti, mi presento. Io sono Marco, come avete capito, e frequento il quinto anno di questo liceo, e volevamo spendere due parole su questo progetto, perché è un progetto che inizialmente non era previsto, e dobbiamo ringraziare il coordinatore del gruppo di Fisica Eccellenza, il professor Giachè, ma anche tutti gli altri professori che collaboravano. Ed è un progetto che è nato perché oggi, quest'anno si festeggia il 60° anniversario della nascita del CERN. È un progetto, dicevo, vogliamo spendere qualche parola perché, come hanno anticipato, è un progetto a livello mondiale. A questo progetto hanno partecipato più di 455 scuole da tutto il mondo, di cui solo 85 in Italia. Siamo ancora in competizione, però ci sono scuole di cinesi, giapponesi, quindi non sappiamo fino a dove riusciremo ad andare, però noi ci crediamo. E come si vedeva dal filmato, non so se si può capire, noi abbiamo portato un progetto relativo al mesone JPC, che è una materia di studio tuttora ai laboratori del CERN, in quanto il mesone JPC viene considerato un elemento fondamentale nella creazione del materiale atomico, in quanto è uno dei componenti più importanti del plasma, dei quark e dei gluoni. Però non è tanto, neanche noi siamo tanto competenti in materia, però ecco, era importante, secondo me è stato un progetto che ci ha arricchito molto e ci ha permesso di studiare una branca della fisica, che è quella delle particelle, che solitamente si fa in quinto ma non viene approfondita, è soltanto a livello teorico, quindi ci ha dato una grande possibilità di mettere in atto le nostre conoscenze e di approfondirle ancora di più. Grazie.
Grazie Marco, grazie Gabriele per questa presentazione. Bene, andiamo avanti con i nostri progetti. Abbiamo il progetto informazione gestito da Italia Orienta, che ha coinvolto 6 classi tra le terze e le quarte per l'orientamento post liceale. Prego ragazzi. Buonasera a tutti, io sono Martina e frequento il terzo G. E la mia classe insieme altre 6 ha appunto partecipato a questo progetto gestito da Italia Orienta, che aveva lo scopo di informarci e metterci a conoscenza delle varie possibilità che possiamo prendere finiti gli studi liceali, quindi finito il liceo e preso il diploma. Questo progetto si articolava in 8 incontri mattutini durante le lezioni. E durante questi incontri abbiamo appunto incontrato diverse persone che ci hanno raccontato la loro giornata tipo lavorativa e ci hanno chiarito dubbi di varia natura, come ad esempio il loro stipendio o anche da quanto stress poteva provocare il loro tipo di lavoro. E abbiamo anche conosciuto lavori che non avevamo mai sentito prima, come ad esempio il direttore seriale o cosa fa il direttore generale di un'organizzazione non governativa. E a livello personale penso che questa esperienza sia servita non solamente a livello conoscitivo ma anche emotivo, perché ha diffuso un minimo di speranza e di incoraggiamento in quello che vogliamo, cioè ciò che crediamo e che sogniamo di fare, e che comunque se vogliamo veramente qualcosa, la determinazione e il perseguire i nostri sogni ci porterà lontano. E parallelamente a questi progetti mattutini si è sviluppato un progetto teatrale di cui vi parlerà Paolo. Buonasera, questi sono miei amici, ecco, è una parte del laboratorio teatrale con cui abbiamo sviluppato un progetto, come ha detto la mia compagna, parallelo ad Italia Orienta. Ora, la domanda che a molti sorge è: cosa c'entra il teatro con le start-up e con le nuove imprese? Ovviamente lì per lì non viene una risposta fulminea. Anche noi studenti, anche i professori sono rimasti un po'... Sì, sono rimasti allibiti. E diciamo, la funzione di questo progetto teatrale era quella di produrre delle persone capaci di affrontare delle situazioni che le mettono a contatto con molte persone, con un pubblico vasto, come adesso può essere questo auditorium, oppure il giorno dello spettacolo era appunto il pubblico a cui noi dovevamo far fronte. Io devo dire, questa esperienza per me è stata molto producente. Adesso passo la parola ai miei compagni, così che ci descrivono con poche parole, anche una parola, come è stata la loro impressione. Io ho avuto una buona impressione, ho trovato il progetto educativo. Un'esperienza veramente molto istruttiva. All'inizio ero veramente molto scettico, però veramente è piaciuta, è stata una cosa molto buona. Diciamo, lo scetticismo è quello che ha caratterizzato un po' tutti, professori, alunni, però alla fine si sono visti buoni risultati. Ora vi lascio al video dello spettacolo, perché noi lo spettacolo già l'abbiamo fatto e il bis non lo diamo. Seguiamo questa carrellata nei progetti, prego a Sara di venire qui, non so dov'è, forse sarà sugli spalti, va bene, nel frattempo eccola, mi sta raggiungendo, Sara De Monaco, un applauso anche a Sara, e insieme vi presenteremo
un attimo il gelato, diamo un posto. Come, che gusti vuoi? Il gelato. No, vabbè, questa era bruttissima questa battuta. Allora, il progetto lettura. Progetto lettura è un progetto che ci ha coinvolto, il biennio e il triennio. Ok, allora abbiamo preso parte a questo progetto, varie classi, come ha già detto Samuel, sia biennio che triennio, partecipando con la lettura di appunto tre libri diversi. E lo scopo principale del progetto era ovviamente quello di stimolare i vari studenti alla lettura, perché alla fin fine la lettura ha un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi e ci aiuta anche a comprendere, appunto, a interpretare la realtà che ci circonda. In particolare, riguardo a due di questi testi, è stato chiesto di scrivere una recensione per classe e sono state poi premiate con un premio e un buono di 50 euro in libri presso l'Einaudi. E, appunto, i libri erano E la felicità prof di Giancarlo Visitilli, che è stato letto dal biennio, Sandro Bonvissuto con il suo romanzo d'esordio Dentro, dal triennio, e Il rosso e il blu di Marco Lodoli. Beh, un applauso a Sara, che è stata la vincitrice per il triennio con la sua recensione. E un applauso anche a Arianna, che c'è, se vuole salire sul palco, se lo merita anche lei, ha vinto il biennio. Brava Arianna! Ok, allora il 25 marzo ci siamo incontrati qui nell'auditorium con Sandro Bonvissuto e parlo per me perché io all'altro incontro non c'ero e appunto abbiamo discusso ponendo molte domande all'autore, che è stato davvero una persona squisita, ha risposto a tutti e ha risposto in modo anche molto esaustivo a quello che gli avevamo chiesto. Poi invece il 1 febbraio c'è stato l'incontro con l'autore del libro E la felicità prof, di cui lascio la parola a Arianna perché lei c'era. Grazie. E niente, anche Giancarlo Visitilli è stato molto disponibile con noi studenti e noi abbiamo comunque chiesto alcuni chiarimenti riguardo anche alcune problematiche della scuola e lui anche ha contribuito a darci delle informazioni importanti e anche lui comunque in un certo senso si è lamentato su alcuni, comunque, su alcuni argomenti, ma è stato molto interessante. Grazie, grazie ragazze. Questi alcuni stralci delle recensioni, poi casomai potrete trovare sul sito la presentazione per approfondire. Lasciamo la parola alla scuola di Presidio Libera. Questo è un video di progetti realizzati quest'anno. Ciao Sophie! Come stai? Tutto bene, tu? Anche io tutto a posto, ma questa maglia? È la maglia di Libera, la conosci? No, e che cos'è Libera? È un'associazione a livello nazionale che si occupa di promuovere la cultura della legalità e della giustizia contro la mafia e contro la corruzione. Unisce migliaia di persone, centinaia di gruppi da tutte le province italiane con, diciamo, tutte le realtà diverse. Ah, oh, interessante, non l'avevo mai sentita. Mm. Anna, 18 anni, ascolta musica ribella, tira su sulla lingua e la giacchina è coppella, con Libera in silenzio per l'ultimo saluto ad Angelo Bassano, il sindaco ammazzato, Claudio da Bologna, adesso che in pensione. Situazioni come questa ti fanno perdere la testa, ti fanno perdere la testa per farti perdere, non perdere la testa, non devi perdere la testa, non devi perdere la testa, non devi perdere, non devi perdere. Non sembra, ma anche stare qui stasera, anche bere una birra, anche ascoltare la musica, applaudire i vostri amici, significa fare uno dei 100 passi che ci portano all'Italia libera dalle mafie. Significa poter dire liberamente che la mafia è una montagna di merda e questa sera noi lo sappiamo un po' meglio perché noi ci divertiamo comunque. Porta aiuti in bocca il suo vecchio furgone di primavera ormai, e la vista è proprio tante, ma la rossa da venire per noi è la più importante. Se un d'Italia che vive si diffonde, la trovi sui giornali, la fiducia la nasconde. Se un d'Italia
provvisto. Tre popolo ha cantato ogni giorno in magazzino, senza perdere il sorriso, costruisce la sua scala per sfiorare il paradiso. Ai freddi dal Vangelo, Graziano non ci crede, ma sa cosa vuol dire portare un po' di fede. Lo legge negli occhi dei bambini in ospedale, vestito da pagliaccio come fosse carnevale. Sì, noi siamo i due, diciamo, ambasciatori del progetto di Libera, siamo venuti qua a parlarvi e riguardo a questo progetto che è nato in questa scuola nel 2006, quindi ormai sono ben 7 anni che va avanti questo progetto, e quest'anno abbiamo voluto un po' rivoluzionare quella che era la struttura fondamentale del progetto. Infatti fino all'anno scorso il professor Malantrucco, che era colui che gestiva tutta quanta l'educazione qui. Ci siamo? Mi sento spesato, che devo fare? Parlo. Ok, parlo. Sì, infatti da quest'anno noi studenti del quinto anno abbiamo iniziato ad aiutare in modo più importante il professore all'interno dell'organizzazione di Libera all'interno della scuola. Di conseguenza noi quinti gestivamo principalmente le lezioni. Queste lezioni che erano gestite da noi proprio perché qui all'interno di questa scuola volevamo diffondere quei principi. Questa luce però, quei principi di partecipazione attiva che riteniamo importanti all'interno di un ambiente scolastico. Di conseguenza abbiamo voluto unire alla formazione, che è uno dei temi principali di Libera, nel senso formazione alla cittadinanza e legalità, ecco, scusate, e l'abbiamo voluto unire però all'organizzazione di progetti sul campo. Non c'è ancora visto nel video, però abbiamo iniziato un progetto qui nelle zone circostanti riguardo la percezione del racket, ed è un progetto che il prossimo anno vedrà probabilmente la sua conclusione e che speriamo abbia dei buoni frutti. E quindi passo la parola ad Abramo, che spiegherà i singoli progetti che abbiamo fatto. Sì, io sono Abramo, come ha detto Corrado ci siamo occupati anche di progetti sul campo e sicuramente l'incontro con Don Ciotti, il presidente dell'organizzazione Libera, è stato molto importante, è venuto qui a trovarci, si è visto nel video, anche firmato il nostro cartellone, questo qui, e insieme a lui abbiamo avuto l'incontro anche con una figlia di una vittima di mafia che è da anni ormai una nostra carissima amica, Flavia Famà. Sì, oltre appunto a questo incontro abbiamo avuto anche altre esperienze come il professore di religione Malantrucco, che ha portato, abbiamo visto, 2/3 in Sicilia e hanno avuto l'occasione di parlare con i genitori di Nino Agostino e poi abbiamo avuto chiaramente il concerto che ogni anno riscuote un grandissimo successo grazie alla partecipazione di tutti quanti gli studenti e i professori. E niente, a tal proposito ci teniamo a ringraziare i professori che hanno collaborato appunto al nostro progetto, la professoressa Zaratti, il professor Malantrucco e Di Bernardini. E niente, se il video non è finito possiamo anche... Veramente che la mafia è una montagna di merda e questa sera noi lo sappiamo un po' meglio perché noi ci divertiamo comunque. Porta aiuti in bocca, il suo vecchio furgone, di primavera ormai. È proprio tante, ma la rossa da venire, per quella più importante. Sei un altro in Italia, che vive si diffonde, se la trovi sui giornali, la TV ce la nasconde. Sei un altro in Italia, che ti tende la mano, migliaia di volti di un paese in cammino.
tabacchi di provvisto. Tre popolo accampato ogni giorno in magazzino, senza perdere il sorriso, costruisce la sua scala per sfiorare il paradiso. Ai preti dal Vangelo, Graziano non ci crede, ma sa cosa vuol dire portare un po' di fede. Lo legge negli occhi dei bambini in ospedale, vestito da pagliaccio come fosse carnevale. Che vive si diffonde, non la trovi sui giornali. Non dobbiamo dimenticare che la vera forza delle mafie ce lo siamo detti già tante volte. E la mafiosità il primo patrimonio che favorisce il mafio. Hai problemi nella scuola? No. Se nessuno vuole più stare nel tuo giardino, è colpa della fossa biologica. Pozza, pozza, pozza! Che pozza! Temi di più, un compito in classe o una crepa sul soffitto? Un compito in classe? 5 minuti e arrivo. In che stanza devo venire? Sto arrivando. Quante volte hai notato la pericolosità di quel cassonetto? Quale cassonetto? Eccolo! Fra Duracell e le pile zinco carbone non c'è confronto. Quando gli altri sono stanchi e sfiniti, Duracell ha ancora tanta, tanta energia. Oh oh! Duracell dura fino a 4 volte di più. Sono vinta! La tua scuola cade a pezzi. Non temere di aprir bocca. Perché ci crede ancora nell'onesta informazione tra i banchi del consiglio comunale. Margherita lotta perché trova normale far politica col cuore e non farsi catturare dalla giostra dei corrotti e ti aiuta la fare. La trovi sui giornali, la TV ce la nasconde. Qui concludiamo il progetto Libera, che si occupa appunto anche della sicurezza a scuola. Numerosi i temi cari. Lascio le parole ai referenti del progetto Memoria. Ricordare e non dimenticare. Allora, quest'anno abbiamo partecipato al progetto Memoria, io e alcuni miei compagni. L'obiettivo di questo progetto è la valorizzazione della memoria storica attraverso l'approfondimento di alcune tematiche. Quindi abbiamo approfondito il tema della Shoah e approfondiremo in futuro, nei prossimi anni, il tema delle foibe e quindi anche della dittatura di Tito nell'ex Jugoslavia. Questo è un progetto che si articola in 3 anni ed essendo il primo anno che, vabbè, lo facciamo, siamo partiti proprio dal nostro contesto urbano, quindi dallo studio della città di Roma. Quest'anno... Vai. Vabbè. E quest'anno siamo partiti dallo studio delle
del ghetto di Roma, abbiamo visitato il ghetto di Roma e anche la sinagoga e abbiamo studiato proprio la deportazione del 16 ottobre del 1943 che venne effettuata dalla polizia nazista proprio nel ghetto di Roma. Accanto a questa tematica abbiamo poi affrontato la deportazione degli ebrei da tutta Italia al campo di Fossoli, che è un campo che si trova a Modena, vicino Modena, dove abbiamo incontrato alcuni testimoni che tra l'altro ricordano l'arrivo di alcuni ebrei che scappavano dalle persecuzioni della Germania e appunto fuggivano verso la Palestina. E un'associazione che venne approvata nel 1939 dal governo italiano, quindi dal governo che era già fascista, era la DELASEM, che fece in modo che questi ragazzi venissero ospitati nel complesso di Villa Emma, ovvero una villa che si trova nei pressi di Nonantola, dove questi ragazzi vennero accolti. E proprio la casualità vuole che nei pressi di Nonantola c'è l'unico campo di concentramento italiano. Qui sono alcune foto delle tematiche che abbiamo svolto, quindi i testimoni che abbiamo incontrato, i ragazzi di Villa Emma e Villa Emma. Poi siamo spostati a Fossoli, che è appunto questo campo di concentramento presente vicino Modena, dove che successivamente verrà trasformato in un campo di accoglienza per gli esuli giuliano-dalmata, ovvero gli esuli provenienti dall'ex Jugoslavia che scappavano dalle persecuzioni di Tito. E quindi questo campo quindi poi abbiamo successivamente anche visitato il villaggio giuliano-dalmata che è presente a Roma. Abbiamo poi condiviso le nostre ricerche con il resto della scuola, con una conferenza che si è tenuta qui proprio nell'auditorium e dove abbiamo ospitato alcuni testimoni ebrei romani che sono Lello Della Riccia e Laura Supino, che ci hanno parlato della loro esperienza del 16 ottobre e spostandoci proprio nel ghetto di Roma abbiamo cercato di riproporre lo stesso percorso che gli ebrei hanno fatto per fuggire dalle persecuzioni dei nazisti quella mattina. E per quanto riguarda il secondo anno, noi ci sposteremo a Trieste, dove visiteremo anche Fiume e le foibe di Basovizza, e poi il terzo anno invece ci sposteremo ad Auschwitz, visiteremo Cracovia e poi successivamente Berlino, proprio per concludere il progetto Memoria, per concludere questo percorso. Vabbè, passo la parola a Samuel. Grazie, allora andiamo avanti con questa carrellata, sono veramente numerosi i progetti. Beh, un progetto importantissimo, le Olimpiadi della Matematica. Ora io prego intanto i ragazzi di avvicinarsi sul palco, anche quest'anno ci siamo classificati in posizioni molto ampie come studenti molto alte come studenti del Volterra. Un applauso ai nostri ragazzi che sono arrivati hanno superato le fasi regionali, in particolar modo a Lorenzo, eccolo, un grande applauso, che è medaglia di bronzo a livello nazionale alle Olimpiadi di Matematica. Se volete dare un commento rapido sulla vostra esperienza. L'applauso di Lorenzo è meritatissimo, perché in tutta l'Italia a livello nazionale partecipano più di 300.000 studenti nella prima fase della gara, e lui è riuscito a superare ben 3 fasi della gara e quindi arrivare in finale e classificarsi come bronzo a livello nazionale, quindi tra i primi 50 matematici d'Italia, se vogliamo fare qualche numero, o giusto? Sì. O mi correggete? Noi come squadra invece siamo riusciti a classificarci a livello regionale settimi. Vabbè. Questa per noi è stata una grande sconfitta, perché i primi 6 passavano a livello nazionale, quindi vabbè, è un po' brutta come cosa, però se Lorenzo vuole condividere la sua esperienza. E niente, ci sono state queste 3 gare di selezione, e la prima scuola, la seconda era di tutta Roma,
e poi i primi circa 300 sono andati a fare questo weekend, diciamo, a Cesenatico. E quindi è stata una bella esperienza, perché oltre a comunque la gara, la matematica e tutto, abbiamo passato anche 3-4 giorni al mare, abbiamo conosciuto gente da tutta Italia, e quindi è stata un'ottima esperienza. Grazie ragazzi. Bene, procediamo, vi ringrazio. Allora, in bocca al lupo per il prossimo anno. Andiamo avanti, tornei studenteschi anche a livello provinciale, regionale, ci siamo distinti nel torneo di ping pong, qui ci sono le foto. Ancora un altro progetto per cui prego i referenti di avvicinarsi al palco, il progetto Volterra Vertere, è in latino con il professor Marpicati dell'Università degli Studi di Tor Vergata, un processo affascinante che ci presenteranno brevemente i nostri ragazzi. Prego. Il progetto di latino Volterra Vertere si è articolato in una serie di lezioni e conferenze che sono state tenute dal professor Paolo Marpicati, docente di letteratura latina presso l'Università di Tor Vergata, e queste lezioni si sono tenute sia nell'auditorium di questa scuola e sia presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Tor Vergata, appunto, e sono state rivolte principalmente alle classi quarti e quinte del nostro liceo, per l'argomento trattato, per l'appunto, che è un grande autore come Lucrezio, il quale affronta temi importanti ed attuali, quale il progresso e l'evoluzione del genere umano. Ora vado a leggere l'argomento che abbiamo trattato nella prima lezione. Questo è l'incipit del secondo, un estratto, l'incipit del secondo libro del De Rerum Natura, ora in cui Lucrezio dà una definizione del piacere secondo la sua visione epicurea. Lo vado a leggere in metrica e sotto ci sta la traduzione. Suave mari magnò turbantibus aequora ventis, et erra magnum alterius spectare labore, non qui avex ariquem quam stiocunda voluptas, se quibus ipse malis, cariaspia cernere suavest. Appunto, da una definizione del piacere. Sì. Nella seconda lezione abbiamo trattato un passo del quinto libro del De Rerum Natura, in cui si parlava del progresso, e con il professore abbiamo fatto anche un paragone con l'attualità, e quindi con movimenti come la decrescita felice o simili, in cui si afferma, cioè non si vede il progresso sempre come qualcosa di positivo, ma come qualcosa che può creare ripercussioni anche dannose. Nell'ultima lezione che abbiamo svolto direttamente a Tor Vergata nell'auditorium abbiamo trattato la religio analizzando un passo sempre dello stesso libro, in cui abbiamo trattato appunto la religio che significa superstizione, e quindi come Lucrezio considerava la tendenza di quei tempi a non prendere delle decisioni solamente basandosi sul responso degli dèi. Un aspetto molto interessante è stato notare quante parole, anche quelle più impensabili, hanno un'etimologia latina, ad esempio anche pubblicità o prodotti come Ajax, che viene da Aiace, che è un eroe acheo, oppure Algida, che viene da Algus, che vuol dire freddo, oppure altre parole come compagni, che viene da cum pascor, mangiare insieme, o addirittura mannaggia, uno non ci pensa, però viene da maleago, cioè agire male, e poi altre. E questa è una foto in cui proprio qui abbiamo immortalato una delle lezioni. E questa è una riflessione che abbiamo fatto, come gli scultori del passato levigavano la materia per liberare l'essenza dell'opera in essa contenuta, così il nostro progetto ci ha svelato il messaggio racchiuso nei testi lucreziani. Grazie. Progetto di zooprofilassi, un progetto affascinante. Un attimo, cerco di risolvere il problema.
nel frattempo potete iniziarlo a presentare, cerco di risolvere. Sì, allora, la mia classe e altre due classi sono state coinvolte in questo progetto. Innanzitutto la zooprofilassi è un insieme di istituti, insieme sono una parte di quell'ente che si occupa della protezione su più campi, della protezione di tutti noi italiani. Allora, sia per quanto riguarda le malattie degli animali e quindi previene la diffusione appunto di quest'ultime, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i cibi e tutti gli alimenti che noi andiamo a comprare al supermercato, in quanto soprattutto di recente si sta sviluppando il problema degli OGM. Gli OGM sono tutti quei alimenti il cui codice genetico viene mutato, seppure in parte, la maggior parte delle volte viene fatto per motivi di mercato e quindi per vendere il prodotto in maniera più semplice e con guadagno maggiore. Qui abbiamo un esempio, per esempio, della mela, quindi una mela esteticamente più bella, o del pomodoro più grosso. Vengono spesso detti come organismi transgenici, ma non è del tutto giusto, in quanto questi OGM possono essere sia fatti portando codice genetico da una specie ad un'altra, sia tra la stessa specie. E comunque i rischi che si hanno alimentandosi di questi alimenti sono abbastanza gravi, perché in quanto il codice genetico degli alimenti che noi ingeriamo va poi a ripercuotersi su di noi, e in quanto il nostro DNA è naturalmente diverso da ciascuno di noi, può avere ripercussioni in differente modo e in differente gravità. Ci sono tre tipi di modi per modificare un elemento, quindi una ricombinazione del materiale genetico per quanto riguarda un alimento che avviene mediante un vettore che va a portare molecole di DNA o RNA nell'alimento da modificare. Può trattarsi anche di macro in sezione oppure di micro incapsulamento. Oppure infine può essere una fusione cellulare o creata grazie a delle tecniche di ibridazione. E adesso Federico vi farà vedere degli esempi di OGM. Allora, in queste presentazioni vedremo gli svantaggi e i vantaggi di alcune sostanze che sono state modificate, quindi alcuni OGM. Abbiamo la colza, che appunto è stata modificata per essere resistente ai pesticidi. Di conseguenza il vantaggio è che questi pesticidi si possono, diciamo, mettere sulle coltivazioni e quindi uccidere gli insetti. E lo svantaggio è che questo gene modificato si può trasmettere anche alle erbacce, e di conseguenza le erbacce possono crescere in modo aggressivo e invadere la coltivazione. Poi abbiamo il mais dolce, che è stato geneticamente modificato con l'aggiunta di un gene del batterio Bacillus thuringiensis, che appunto gli permette di formare una sostanza velenosa che può attaccare tutti gli insetti. Oltre appunto ad attaccare gli insetti nocivi, attacca anche gli altri tipi di insetti che comunque sono utili alla pianta. Poi abbiamo il riso dorato, che è stato modificato anche questo per appunto inserire il beta carotene, che quindi oltre a dargli una colorazione arancione gli dà anche la vitamina A, e può essere molto utile per appunto le popolazioni del terzo mondo. E gli svantaggi sono che questa pianta è sterile e quindi le multinazionali ci speculano sopra. Infine i pomodori, che appunto sono state le prime piante a essere modificate geneticamente, quindi si aumenta tramite appunto la trasformazione, si aumenta il tempo di deterioramento e quindi appunto il prodotto rimane più fresco. Va bene, grazie ragazzi. Scusate, grazie. E concludiamo con un progetto caro un po' a tutti noi studenti, in particolar modo è stato di difficile organizzazione, ma ce l'abbiamo fatta: le giornate di didattica alternativa. Quest'anno si sono realizzate due giornate, nelle quali, giornate tecnicamente di cogestione, se vogliamo dare una definizione, nella quale gli studenti
si sono sostituiti, ovviamente nei loro limiti, ai professori e hanno tenuto dei corsi di materie che esulano completamente da quelle ordinarie e normali di scuola. Quindi abbiamo avuto corsi di giocoleria, corsi di danza, di scienza, molto interessanti, di astrofisica, sono venuti dei professori esterni, quindi delle conferenze in auditorium. Vi lascio, e così concludiamo la presentazione dei progetti, con il video delle nostre GDA, e vi saluto, vi auguro buon pomeriggio e vi ricordo che a momenti ci sarà la premiazione con l'elenco degli alunni che si sono distinti in quest'anno scolastico, ancora seguirà un piccolo coffee break e poi tutti a vedere le stelle, per citare Dante, tutti in palestra con il planetario e ancora il pendolo di Foucault. Vi lascio con il video della GDA. Grazie dell'attenzione. It might sound crazy what I'm about to say. Cristian, c'è sta, Aurora c'è sta, Alessandra c'è sta, di bianche. I'm a hot air balloon that can go to space with the air like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Yeah, clap along if you feel like that's what you wanna do. Chocolat! Here comes bad news, talking this and that. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Yeah, clap along if you feel like that's what you wanna do. Here we go. Ciao. Sono Samuel Padrone. La GDA è un'occasione per stare tutti insieme. Parlando di organizzazione di GDA, io non posso che passare la camera e la parola a un mio grandissimo amico, nonché organizzatore di questo nuovo acquisto di quest'anno. Pensate, è del primo questo ragazzo, invece è lui che ha fatto il soft. La GDA siamo noi, ognuno di noi è la GDA. I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Hey, because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Yeah, clap along if you feel like that's what you wanna do, do, do. Yeah. Oh yeah, oh yeah. Because I'm happy, I'm happy. Ciao. I'm happy. Ciao. I'm happy, bella, I'm happy, bella. I'm happy, yeah. Allora io direi, se siete d'accordo, per ragioni anche di tempo, visto che di là c'è un buffet, devo dire, veramente invitante e appetitoso, per il quale ringraziamo gli alunni dell'alberghiero di Velletri, Luca Tognazzi. Io direi, se siete d'accordo, che elenco tutti i ragazzi e le situazioni per le quali c'è stata un'attestazione di merito, quindi gli ambiti, poi magari gli attestati e i ragazzi li verranno a prendere in segreteria. Darei solo quello al professor De Angelis in rappresentanza del coro Unisono, e mi fa piacere anche, ecco, vi faccio vedere
abbiamo voluto con un diploma riconoscere, diciamo, l'essersi comunque fatti valere in manifestazioni con cui il liceo è uscito all'esterno, perché della bontà e del valore del lavoro che quotidianamente si fa nella scuola siamo tutti assolutamente consapevoli, ma quando poi i nostri ragazzi, le nostre organizzazioni si distinguono anche all'esterno, ci faceva appunto piacere dare un riconoscimento specifico. Abbiamo messo su questo diploma delle frasi, vi leggo quella per il coro perché è un po' è diversa da tutte le altre, e poi vi leggerò anche le altre e passerò all'elencazione delle persone, dei ragazzi che si sono distinti. Quindi al coro unisono, per il conseguimento della fascia d'oro come vincitore al concorso regionale per i cori delle scuole superiori, il riconoscimento vede questa affermazione molto bella: come i tasti di un pianoforte, uguali e al tempo stesso diversi ed insostituibili, uniti dal battito dei nostri cuori quando siamo musica. Ecco, mi permetto, perché poi magari non avrò modo di vederlo successivamente, questa la consegno al professor De Angelis per il coro. Ecco. Adesso a tutti i ragazzi che adesso elencherò diciamo l'attestato di riconoscimento cita per Studium ad Astra: la luce del sapere trasforma la vita riconducendola alla bellezza dell'infinito. E adesso vi dico a chi abbiamo dato questo riconoscimento, e ragazzi sappiano che possono venirla a ritirare in segreteria da lunedì. Quindi per il concorso letterario Centro Astalli, riconoscimento va a Cappai Simone, Mecchia Alessandro e Zanella Lorenzo. Come primi classificati al tennis da tavolo a Deon Francesca e Annappi Roberta. Come secondi classificati e terzi classificati alla corsa campresse, ciascuno per il proprio poi ambito, il riconoscimento va a Francesconi Abramo, Giordano Cristiano, Iezza Nicola, Fiorelli Livia, Mancini Camilla e Pasquali Ilaria. Un riconoscimento a ragazzo di Giovenale Stefano per il progetto LIM fai da te, questo nella logica del collegamento col mondo del lavoro. Infine a seguire il giornalino scolastico, direttore, caporedattore, vice direttore, impaginatore, responsabili di segreteria, due responsabili di segreteria, vi cito i nomi: Giuliani Gabriele, Patrone Samuel, Ifrim Valentin, Manna Valentina, Pizzonia Virginia, spero di aver detto bene, e Grossi Mirko. Come prima risultata alla fase di istituto delle Olimpiadi d'Italiano a Bassotti Elisa. E ancora, sempre prima alla fase di istituto delle Olimpiadi d'Italiano, Colucci Silvia. Passiamo poi alle Olimpiadi di Matematica. Abbiamo la medaglia di bronzo alle finali di Cesenatico a De Vito Lorenzo. Si sono distinti nelle gare a squadra delle Olimpiadi di Matematica Calabro Francesco, Costantini Leonardo, Mainenti Asia, Perfetto Marco, Tamoi Fuji, spero di aver detto bene, e Tomassi Valerio e Virgili Fabrizio. Ancora per le Olimpiadi di Matematica, nella gara individuali per una buona posizione all'83° posto a Sciortino Gabriele. Per il progetto Ericsson, perché sono stati invitati a un convegno di Venezia dell'Ericsson che si terrà il 28 giugno, a Virgili Fabrizio e a Fierli Federico.
Migliore recensione per le classi del biennio nel progetto Lettura a Santillo Arianna e migliore recensione sempre nel progetto di lettura per le classi del triennio De Monaco Sara. E infine il primo classificato del liceo Volterra nelle Olimpiadi di Informatica Moitoi Janut Marian. Grazie, i ragazzi possono ricevere l'attestato in segreteria. Adesso un buffet offerto appunto dall'Istituto Alberghiero che sarà nelle sale qui vicino, diciamo quella che sarà la futura biblioteca. Grazie e poi ci rivediamo qui per le conferenze scientifiche e a seguire con tutto il programma. Grazie.